Ciao da Avsim, nuovo sfogo clamoroso di Emre Can contro la Juventus e implicitamente contro Maurizio Sarri. Altro litigio, altro attrito, altro contrasto, non ne usciamo più. È una situazione veramente incredibile. Juventus in difficoltà, Sarri in difficoltà, primato in classifica in bilico. Potrebbe avvenire anche un'altra calciopoli. State attenti perché siamo veramente in una situazione, in un trambusto generale. La Juventus è in pericolo e quindi cominciate già a godicchiare voi anti Juventini, eh? È questo che volevate far passare? Era questo il messaggio? Era questa l'idea? E sbagliate di grosso perché per l'ennesima volta siamo di fronte ad un caso di cattivo giornalismo, di disinformazione. Non so quanto sia stata voluta, mi auguro poco, mi auguro zero, però certo i titoloni e in alcuni casi anche gli articoli che da qualche ora fluttuano nell'etere su internet relativi alle dichiarazioni di Emre Can post amichevole della sua nazionale contro l'Argentina sono altisonanti, sono parole forti, sono in qualche modo fatti e pensati per lanciare un messaggio, ecco, come questo: Juventus in difficoltà, altro sfogo, altre lamentele. Quindi Sarri che deve ancora trovarsi alle prese con la gestione complicata di uno spogliatoio fatto da tanti campioni. Lui non è abituato, non è a far suo, non sono le sue situazioni ideali, non sa fare turnover. La Juventus è in bilico, la Juventus sta per crollare. E questo è il messaggio che volevano far passare, ma ci sono forse anche riusciti, perché magari qualcuno ci ha creduto, magari qualcuno pensa davvero che Emre si sia sfogato, ma basta andare ad ascoltare l'intervista originale con l'audio originale e la traduzione, insomma, per chi conosce il tedesco è abbastanza chiara. Cioè Emre non ha detto nulla, ma non ha detto nulla, non si è lamentato di niente, ha detto una frase molto molto vera, molto molto tranquilla, neutrale, quasi doverosa. È stato intervistato perché è stato uno dei migliori in campo di questo Germania-Argentina 2-2, forse il migliore in campo. Io ho visto la partita. Ha giocato difensore destro di difesa a 3, un ruolo che ha già ricoperto nella famosa Allegrata contro l'Atletico Madrid, Juventus Atletico Madrid 3-0. È un ruolo che aveva ricoperto anche in precedenza, ha già fatto anche il terzino destro, ha già fatto anche il difensore centrale di difesa a 4 e in quel ruolo si è esaltato perché a parte il 2-2 sfortunatissimo in cui lui va a deviare il pallone mettendo fuori dai giochi il suo portiere, ma è una deviazione fortuita fatta tra l'altro con il gomito ritratto proprio per evitare di toccare il pallone. A parte quello, ha fatto veramente una grande prestazione in fase difensiva e si è anche spinto molto bene in avanti con diverse sgroppate, galoppate, anzi inserimenti fulminei in attacco. Lui che come difensore centrale avrebbe avuto magari difficoltà a tenere il campo in avanti e indietro, invece ha fatto una partita di grande dispendio fisico, ma soprattutto di grande livello di resistenza, quindi di grande gamba, di grande concentrazione, di grande voglia. E ha detto: ringrazio il CT Joachim Löw perché mi ha dato fiducia nonostante io non stia giocando tanto. Non è scontato. I CT cosa fanno? Gli allenatori delle nazionali convocano quelli che sono in forma, perché si tratta di fare uno o due partite, nulla di più, e quindi in quelle poche partite, in quei pochi minuti, devi essere al meglio, altrimenti che ti chiamo a fare se non sei comunque in grado di giocare per quel breve lasso di tempo? Non solo, convoco chi è più in forma e gioca chi è più in forma. Se Löw ha fatto giocare Emre Can, oltre a convocarlo, è perché ha visto in lui comunque un ragazzo in forma, un giocatore in forma, e gli ha voluto dare fiducia. Ed è stato ripagato perché, ripeto, è stato uno dei migliori in campo. Forse senza di lui la Germania avrebbe perso, nonostante un primo tempo orribile dell'Argentina, con la Germania assolutamente in controllo, e anzi forse anche più della sola prima frazione di gara. Dopodiché ha aggiunto: è oggettivo che io in questo momento sto giocando poco, spero di giocare di più, ma il mio momento arriverà. Dov'è la polemica? Cioè, esattamente in questo caso, no? Ora va bene tutto perché Emre si è lamentato del fatto di essere stato escluso dalla lista Champions, lo sappiamo, ne abbiamo parlato ad inizio settembre, ormai è passato più di un mese, sono passate 4-5 settimane, la cosa è stata archiviata. In che modo? Nel modo che Emre si è messo a disposizione di Sarri e quando è stato chiamato in causa ha giocato bene. E Sarri ha speso parole di elogio nei suoi confronti, ha detto: Emre sta giocando con una grinta, con una determinazione feroce, sta andando in campo che sta facendo degli
degli ottimi ingressi in campo, degli ottimi ingressi in partita, con grande determinazione. Si è preso anche un cartellino giallo, forse un paio, ha speso qualche fallo, ma proprio perché nei momenti finali della partita è anche quello che devi fare. Comunque sta veramente giocando bene e sta anche in parte insidiando Khedira, che invece contemporaneamente sta calando dal punto di vista della resa fisica. Però c'è sempre il discorso che comunque Emre in Champions non può giocare, per esempio rientro dalle nazionali, il martedì successivo ci sarà, dalla sosta nazionale ci sarà Juventus Lokomotiv Mosca, ed Emre non potrà partecipare perché non è non sarà convocabile, questo sì, ma per la Serie A diventa un pretendente importante per una maglia da titolare e potrebbe andare ad indossarla molto presto. Quindi in tutto questo dov'è la polemica? La volete smettere di far passare? La volete smettere di distorcere le parole dei protagonisti in generale del calcio in questo caso? Ma è una cosa che vale anche per la politica, per tutti gli altri ambiti. Cioè ci sono dei giornali che lo fanno quasi di mestiere, quello di andare ad alterare i virgolettati, le parole. Vengono attribuite parole diverse, vengono snaturate nel loro senso, decontestualizzate, travisate. Ma perché? Perché? Perché per fare audience, per fare audience, per fare click, per fare visualizzazioni, per vendere. Però questo è disonesto, cioè questa è una cosa disonesta. Se Emre non si è lamentato della Juve, non si è lamentato con Sarri, ha semplicemente detto una cosa oggettiva: sto giocando poco, ma nonostante questo il CT mi ha chiamato. Ma qual è sul serio la polemica e qual è la situazione problematica per la Juventus? Qual è l'attacco a Sarri? Non c'è veramente nessun tipo, non c'è niente di tutto questo, e quindi siamo all'ennesima invenzione per provare a tirare bordate alla Juventus in un momento in cui siamo felicemente e meritatamente in vetta alla classifica di Serie A e stiamo andando alla grande anche in Champions League. Potremmo andare meglio, ma andremo sicuramente meglio. E perché qui sulla lavagnetta vi ho scritto anche Rabiot? Perché di Rabiot invece dobbiamo parlarne in altri termini, nel senso che non c'è stato neanche il tentativo da parte dei giornali di montare una polemica, si è fatto solo un po' di generico clickbait, ma che vuoi che sia. D'altra parte il modo per far passare le notizie oggi è questo, non riescono a prendere la nostra attenzione, a meritarsi la nostra attenzione. Molti giornali, molte testate online devono per forza farci credere qualcosa di diverso, prenderci per stupidi, per farci fare tap, per farci fare click, andare ad aprire, e quindi poi andiamo a leggere che magari non ci interessava nulla. In questo caso a me interessava la cosa, quindi sono andato a leggere e ho letto, a prescindere dal clickbait, sono andato a leggere comunque che cosa? Le dichiarazioni di Matuidi dal ritiro della Francia rispetto a Rabiot. Rabiot non è nel giro della nazionale, anche perché ha rifiutato di essere tra le riserve del mondiale e quindi ha perso un ipotetico treno per diventare campione del mondo, che forse non sarebbe mai passato perché non c'è stata la necessità di sostituire nessuno tra i convocati Deschamps del 2018. Rabiot che oggi torna, è tornato ad allenarsi, perché oggi giovedì sono ripresi gli allenamenti per chi è alla Continassa, con naturalmente Maurizio Sarri in postazione di comando, e Matuidi ha detto: con Rabiot ho un ottimo rapporto, parliamo spesso, abbiamo giocato tanto tempo insieme al Paris Saint Germain, è un giocatore di grandi qualità, ci aiuterà sicuramente a vincere dei trofei. Il fatto che stia giocando di meno è normale perché ha giocato pochissimo nei mesi precedenti, Sarri l'ha detto decine di volte, quindi non c'è neanche l'ipotesi di una polemica, perché nel momento in cui Sarri, non che metta le mani avanti, ma proprio spiega come stanno le cose a tempo debito, non è che poi a un certo punto uno si sveglia, però sta giocando poco, Rabiot sta giocando poco, perché? Cioè Sarri lo ha detto in tempi non sospetti, dopodiché ha aggiunto: non c'è, ripeto, competizione e troverà sicuramente il posto, ha detto Matuidi, per il suo momento per giocare e per le grandi qualità che ha sicuramente si renderà molto utile. Matuidi ha sottolineato soprattutto che non c'è competizione tra loro due, ma io sono convinto di questo, al di là del fatto che Matuidi comunque possa sentirsi titolare e desiderare di rimanere titolare. In questo momento è titolarissimo. Sarri ha anche spiegato quelle che sono le difficoltà nelle precedenti conferenze stampa psicologiche di Rabiot, non che sia una persona disturbata, ci mancherebbe altro, è semplicemente, ha detto Sarri, un ragazzo molto sensibile, per cui dopo vari mesi di inattività è tornato, si è allenato a mille, è partito a mille perché aveva grande voglia, è andato incontro ad un inevitabile fisiologico calo di rendimento, di prestazioni in allenamento, e a questo, invece di far seguito un rafforzamento mentale, di metterci più voglia per andare a compensare le difficoltà fisiche, ha fatto seguito invece un calo anche psicologico, cioè il ragazzo si è depresso perché non riusciva in allenamento a fare quello che voleva. Questo ha comportato un ulteriore rallentamento, insomma
È un problema che va affrontato nella normalità del lavoro di squadra, della professionalità di calciatori professionisti e di allenatori professionisti. Quindi non c'è un vero problema, ma d'altra parte, ripeto, su Rabiot non è stata montata la polemica, perlomeno per fortuna ve ne ho parlato perché sono argomenti affini e stiamo parlando di due riserve, tra virgolette, del nostro centrocampo. Le uniche due, perché Bentancur sta comunque giocando, ha fatto anche una partita praticamente, ha fatto anche diversi degli ispezioni di partita, diciamo lunghi, importanti. Ray Ramsey si è ritagliato il suo posto da titolare nel momento in cui abbiamo cambiato modulo. C'era all'inizio della stagione il discorso chi giocherà mezzala destra. Io metterei Ramsey, dicevamo in tanti, perché lui preferibilmente gioca a destra, Rabiot preferibilmente gioca a sinistra e quindi va in dualismo con Matuidi, ed Emre Can è un po' il pesce fuor d'acqua e per questo forse è stato ritenuto da Sarri nella lista Champions il settimo dei centrocampisti. Ma ripeto, non c'è più da fare nessun tipo di polemica. Questo perché ovviamente bisogna anche riempire i giornali. Nel momento in cui siamo nella pausa nazionale, io nel mio piccolo provo ad offrirvi dei contenuti comunque interessanti, senza farvi clickbait, che non vi ho mai fatto, senza, diciamo, in qualche modo stimolare la vostra attenzione in maniera indebita. Se vi interessa un contenuto, io ve lo mostro per quello che è. Se vi interessa, lo visionate. Se non vi interessa, passate oltre, con il rischio che corro io di fare meno visualizzazioni, che poi non è mai quello che mi interessa, ma mi interessa appunto produrre qualcosa di qualità. E quindi sto combattendo anche in questo senso, mentre va per la maggiore, ma parlo soprattutto di giornalismo in questo caso, il fatto di buttar lì, diciamo, cose vaghe, così sensazionalistiche per attirare l'attenzione, e poi di contenutistico c'è poco. Perché? Perché nel periodo normale siamo tutti lì a seguire il calcio, a leggere i giornali, che formazione mette questo, che formazione mette quest'altro, che cosa ha detto questo, com'è andata la partita, e quindi apriamo continuamente pagine web. In questo periodo non apriamo pagine web perché non c'è molto da sapere, allora si inventano le notizie, cosa che, ripeto, cerco di non fare. Sono qui infatti a parlarvi in maniera il più possibile analitica di una questione che riguarda la gestione della rosa della Juventus da parte di Maurizio Sarri, andando anche a fare debunking su una polemica, quella di Emre Can, che non è mai esistita. Parentesi, tanto ormai in tanti l'avete capito e lo sapete, io dico Emre Can perché alla turca, come lo voglio pronunciare io, si dice Emre Can. Lui stesso si chiama da solo Emre Can perché si pronuncia alla turca, pur essendo tedesco, e questa era la precisazione finale che a tanti di voi forse non era neanche necessaria. Grazie per la vostra attenzione, mi direte come la pensate nei commenti qui sotto su questa questione, magari anche in termini tecnici sulla gestione della rosa del centrocampo della Juventus da parte di Sarri, se vi aspettate comunque un maggior minutaggio di Emre Can e di Rabiot nelle prossime partite. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!